Le radici sono importanti. Vivo a Grosseto, una piccola città di 80.000 abitanti sulla costa della Toscana. Il luogo di appartenenza è molto importante nel mio modo di vivere la sfera professionale. Ho deciso infatti di non abbandonarlo, ma anzi di investire nell'apertura della mia casa studio. Voglio dimostrare a tutti che si può lavorare con soddisfazione e raggiungere il successo anche avendo come base una piccola città di provincia. Voglio portare il nome di Grosseto nel mondo, far conoscere la Maremma e i bellissimi luoghi che si trovano qui nei dintorni. Ho frequentato il corso di design alla Libera Accademia di Belle Arti a Firenze. Ho avuto l'onore di incontrare professori illuminati che mi hanno insegnato quanto sia importante il valore umano, di come sia essenziale coniugare forma e funzione per la buona riuscita di ogni oggetto e di ogni progetto, e a trasformare infine il progetto in un processo. Sono approdato al mondo del design entrando dalla porta laterale. Fino all'età di 20 anni la mia carriera era improntata sul calcio. Ho giocato nelle serie giovanili professionistiche dai miei 16 anni, prima Arezzo, poi Grosseto, sfiorando l'esordio in Serie B. Il mio sogno di allora? Giocare in Serie A, nel Milan per esattezza. Un brutto incidente stradale ha invece interrotto bruscamente il mio sogno. Ho dovuto cancellare, fare reset e pensarmi sotto nuovi punti di vista. Il design è entrato nella mia vita come un fulmine a ciel sereno. Mi sono innamorato, un vero colpo di fulmine. È con coraggio che ho deciso nel 2017 di trasformare un'officina storica del centro di Grosseto nella mia casa studio. Uno spazio informale e conviviale, che rappresenta il mio spirito allegro e la mia propensione verso gli altri. È in questo luogo che accolgo clienti, ed è qui che nascono i miei progetti di design. Sono sposato con Ilaria e sono il papà felice di Valentino, 3 anni. La nostra famiglia è composta anche da Jacopo, il figlio 13enne di mia moglie, e Eleven, il nostro Boston Terrier. Credo moltissimo nel mio nucleo familiare e la scelta di non allontanarmi per lavoro è anche stata influenzata dal fatto che loro, in un ambiente così piccolo, sono protetti e vivono una vita serena. Mi chiamo Alessandro Corina e sono un designer di 31 anni.